morte corporale dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno delle peccate mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Da un fondo uniforme e scuro emerge la figura di San Francesco. È pervasa da una luminosità intensa, dal grande valore atmosferico, degradante dalle tonalità più chiare attorno alla testa, a quelle più ombrose e omogenee alla base del dipinto. Con le pieghe del saio quasi fuse nel colore dello sfondo. Osservandola dal basso verso l'alto, sembra quasi che la figura del santo emerga dall'oscurità grazie alla forza della luce. L'alone intorno alla testa, allusione alla santità, collega la figura alla dimensione trascendente dalla quale la luce sembra provenire. Lo sguardo, orientato verso l'alto, ne è già proiettato. Il pallore del viso, l'arrossamento attorno agli occhi, come la fronte solcata da rughe, testimoniano i patimenti del santo. La sua meditazione interiore è rimarcata dalla bocca serrata, nascosta da una barba incolta. Il timbro naturalistico è evidente anche in altri dettagli, come l'aspetto della ferita sanguinante del costato, o le mani nodose segnate dalle stimmate che sostengono il teschio in un audace scorcio. La connotazione naturalistica prosegue nella rappresentazione delle qualità tattili del panno. Le righe sul capperone ricordano un passo della leggenda perugina. La sorella allodola ha il cappuccio come i religiosi. Essa dà l'esempio ai religiosi che non debbano avere abiti eleganti e fini, ma di tinta smorta, come la terra. Grande attenzione viene posta alle toppe del saio, rammendate con un filo chiaro. E tutti i frati si vestono di abiti vili e possono rappezzarli con sacco e altre pezza, con la benedizione di Dio. Le toppe sono accordate simbolicamente e visivamente alle suture delle ossa del cranio, poste in evidenza. Il teschio, in primissimo piano, dipinto con una materia pittorica di straordinaria fluidità, rammenta le parole del biografo napoletano Bernardo de Dominicis. La bellezza di quelle teste di morte, anche diverse, è così vere, che hanno del meraviglioso. Con tale inserto, l'opera costituisce evidentemente un forte memento mori, diretto a instillare una profonda riflessione sulla caducità del destino umano. Un invito alla meditazione escatologica sul compimento del tempo nella vita futura. È noto infatti come le principali fonti francescane, nel narrare il transito di San Francesco, insistono sul concetto di morte come bacio di Dio e porta della vita. Un invito alla povertà e alla rinuncia al proprio volere, poiché la felicità attende chi rispetta la santissima volontà della morte.
non manca nel teschio un'ulteriore relazione con Francesco. A partire da Cimabue, soventi sono le raffigurazioni di San Francesco, ai piedi della croce e accostato al teschio di Adamo. Il teschio, possibile rimando a quello del primo peccatore, è orientato verso il volto del santo, a sua volta alla ricerca della dimensione trascendente. Il santo di Assisi, ricordato anche come l'Alter Christus, in quanto con le stigmate ne ripropone i segni della passione, avrebbe qui anche la funzione di tramite, di intercessore tra Dio e l'umanità peccatrice. San Francesco in meditazione o in colloquio col teschio è un'iconografia affermatasi nel clima della Controriforma, quando si voleva richiamare il pauperismo dei primi secoli cristiani e invocare il ritorno all'osservanza della regola francescana, tramite immagini improntate ai valori di povertà e semplicità. Proprio con Caravaggio agli inizi del Seicento si diffonde con prepotente fisicità la raffigurazione isolata di San Francesco in meditazione, in opere il cui intenso realismo costituì una fondamentale premessa stilistica per l'arte di Ribera. Anche il dipinto di Ribera si contraddistingue per il forte naturalismo, derivato dal vigoroso tenebrismo tipico della produzione giovanile del pittore. Ma non più con il rigore degli esordi, riscontrabile ad esempio nella recente attribuzione della tela alla Pinacoteca Nazionale di Siena. O la negazione di Pietro, risalente ancora al periodo romano del giovane Ribera. Le variazioni tonali del saio e del teschio o gli occhi arrossati del santo testimoniano una nuova attenzione alla modularità del colore. Una tavolozza più variegata rispetto al tenebrismo iniziale, dovuta al soggiorno italiano di due maestri come Rubens e Van Dyck.
ma anche alla cosiddetta esperienza neoveneta alla quale si accostarono diversi artisti, come Carlo Saraceni, o Bernardo Strozzi, o lo stesso Ribera, dove il recupero della grande tradizione coloristica veneta, da Tiziano a Veronese, diventerà manifesto nel capolavoro raffigurante San Gennaro coevo alla tela di San Francesco. La tela è firmata e datata sul lato destro. Proviene dalla collezione radunata dal principe Mattias de Medici, fratello del granduca Ferdinando II, nella villa di Lappeggi presso Firenze. Il principe, che in gioventù aveva scelto la carriera militare combattendo nella Guerra dei Trent'anni insieme al fratello Francesco, accarezzò l'idea di vestire la porpora cardinalizia, moltiplicando le devote pratiche religiose. È ben comprensibile come un dipinto di intensa religiosità come questo San Francesco potesse incontrare il suo gusto. Certo, non gli fu estraneo il pensiero che il santo raffigurato portava lo stesso nome del fratello prediletto, prematuramente scomparso e con cui aveva condiviso le scelte più importanti. L'opera, con la raffigurazione in primo piano del teschio nelle mani del santo, costituiva anche per il principe un forte memento mori, spingendolo a una profonda riflessione sulla caducità del destino umano, invitandolo al contempo a riflettere sulla sua vita futura. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non bisogna dimenticare che il 24 febbraio 1208, festa di San Mattia, omonimo e possibile protettore del principe, San Francesco scelse alla Porziuncola proprio questo passo evangelico come programma di vita. Negli anni 40 del Seicento, la fama del pittore spagnolo a Firenze appare sempre più consolidata, come dimostrerebbe anche il martirio di San Bartolomeo, recentemente restaurato dall'opificio delle pietre dure. E che recenti indagini ipotizzano appartenere a una committenza granducale ed essere datato alla seconda metà del terzo decennio del Seicento. O come la tela raffigurante Sant'Onofrio, di cui si ipotizza un acquisto nel 1644 da parte del cardinale Carlo de Medici. Dei diversi santi e anacoreti, raffigurati dal pittore a mezza figura, la critica è concorde nel ritenere la tela con San Francesco una delle versioni più riuscite del pittore spagnolo. L'assegnazione dell'opera a Ribera, che compare anche nell'incisione del calcografo Regio Luigi Bardi, sarà poi regolarmente mantenuta nelle guide della galleria.